Buon pomeriggio a tutti. Sì, un attimo ancora nella schermata del download. Appena uscito The Plague Squire, adesso sul Plus. È toccato aspettare un po' di orette. Sono proprio curioso. Questo è l'aspetto del primo trailer che vidi. Sembrava veramente figo. A una certa pensavo non uscisse più perché non se ne sapeva più niente. Once upon a time, there was a plucky squire named Jot. Jot lived in the land of Mojo, a land of creativity. Mojo was ruled by the gentle queen Chroma. He defended the land from the nefarious sorcerer, Humgrum, which everyone very much appreciated. Good lad! Well done! Cracking! Jot was also a writer and would transcribe his many adventures in book form. These tales were avidly read by all the people of the land, who found them quite gripping. Jot awoke one fine morning and pluckily leapt from his bed. From afar, he could hear some rather exciting music. He got dressed and went to investigate. Chapter 1. Some serious beeswax. This was the house of the good wizard Moonbeard, Jot's close friend and mentor. "Ah, Jot, my lad," he exclaimed. "I'm on a roll here, traveling to new musical realms. Since you're here, lad, I have a small favor to ask." Wax. "I need more wax, lad. To press more records, you know. Would you go to Honey Peak and get some wax from Benny B? Pip here will accompany you." Ok, cerchio rotoli. Thank you.
gameplay. Ma questi sono dei tuoi soldi? Non ho capito. Honey Peak. Now this looked really quite precarious. Honey Badger seemed rather annoyed. Jot prepared for a dust up. The beast was bested. Yeah. The plucky squire triumphant. Carino, comunque un bel po', eh. Artisticamente una figata incredibile. Down they fell. Oof. It was time to confer with Moonbeard. It was Violet. Violet was a trainee witch with a love of art. And Jot's childhood friend.
Praticamente è proprio una figata. Quindi c'è della roba imboscata in giro così. Devo ritrovare. Quando mi ha colpito? Aspetta. No. Io questo. Ah, quindi erano grandi soldi le lampadine. Sword throw beige, heart scroll. Proprio carino come gameplay. Posso vedere se vado a comprare quell'altra roba che avevo.
sa di no. Oh, bother. Chapter 2. Tome Tower. Our heroes hung on to the cliff's edge by their fingernails, when suddenly they were grabbed and hoisted up. By whom? By Thrash. Perché che ha spazzatura lui. Thrash was a mountain troll. Ah no, ma per una... And Jot and Violet's childhood friend. The trio had not been together for quite a while. And so were very happy to be reunited. Carino proprio, proprio quello che mi aspettavo per ora. Voglio vedere le parti quelle fuori dal libro, sono curioso. Ah, se gli salti in testa gli fai male. Stanno così. Madonna che rischio passato. Thank you.
servirà una chiave che non ne ho trovate, mi pare. Esatto. E andiamo a... Ecco la chiave. Perché c'è la Tiny Version di mondo. Il giro comunque proprio figo, dopo Hong Kong ci stava il gioco rilassante, almeno per ora è rilassante, poi fallo mai a sapere. E qua come scendo? No. Ah no, si apre qua da solo, ovvio. Di qua. Aspetta, se la foresta non è una foresta, quindi io prendo Ruin, mi dice è più facile portare le cose se la... Se la foresta fosse un'altra cosa, figo.
No, è geniale comunque, un bel po'. Pensavo attraversano da solo. No, non volevo tornare indietro. Our trio stopped in their tracks. There, on the horizon, loomed Tome Tower. Tra tutte le cose. Quindi bisogna colpire tutto. Ce l'attacco pure che posso anche le cose, ma ero già scordato. Piglialo. Quante salute ci avete? Thank you.
Aia, così proprio cecchinato. Aspetta, guarda qua però. Sembrava esserci... C'è infatti. O sarà per tornare indietro poi? Ho visto, camminato un po' più dritto. Scusa dall'altra parte. Questo è tutto un botto. A parte questo. Spawnato tutto. Ah no, non respawna, non ci spugli, almeno per ora. No, vabbè, però è troppo lungo. È tutta la parte sotto per tornare indietro. Era ovvio due grossi, un po' troppo salute questi grossi, mi dà lui, questo dovrà più.
gioco è spettacolare come idea. Ma volato il coso, la moneta là fuori. Mi sa che quella non la piglio. Screen. Jot made his way up the steep steps. Un doppiatore, perché mi ricorda quello di The Witcher? No, non c'entra un cazzo. And so, the plucky squire once again defeated the wretched wizard Humgrum. Quindi il villain vero chi è? Adesso forse vado a portarmi. Ma graficamente pure qua. Tanta roba. Super.
devo arrampicare. Ci sarà qualcosa che posso spostare? O... è che non posso usare nessun tasto. Ah, ok. Figo che per andare avanti da... ma dai, ma è fighissimo. Devo abbassare, devo far cadere quello. Da qui? No. Allora, io devo salire qua sopra, ma... faccio salire sopra. Ah, posso saltare, ok. Una cosa. Thank you.
stealth. Cazzo, pensavo che... Quindi mi devo nascondere dietro. Per tirare, quindi dovrò far cadere questi. Aspetta, col dado posso usarlo come peso pure. Non so perché. No, aspettavo che potevo tirarlo su. No, non ha saltato. Gli insetti però anche qui. Beyond, chiesa, oggetto che ti serve, ha detto, non ho capito. Lo stealth. Sì, tocca fare lo stealth. Thank you.
Point, mi auguro. Bene il giro che fa. Non capisco che giro fa, perché si muove di continuo. Non capisco, ma gira troppo a casaccio, bro. Non c'è un pattern preciso, eh. Non c'è un pattern preciso. Secondo me devo avvicinarmi e poi correre il più possibile. Però lui appena mi vede mi attacca, mi fa l'animazione della morte. Servire. Chapter 3, Moonbeard.
se può muoversi, controllare. Vuole da bere? Volevo capire solo... Ah, può saltare i minigame? Quindi non era fuori dal libro la cosa, era dentro il libro. Sia le parti fuori che quelle nel libro. Tipo un conference call con la cosa, con l'auricolare. Yeah!
And so our heroes set off to Artia City to visit the good Queen Chroma. Chapter 4. A Treacherous Trail. On the way to Artia, our heroes took a shortcut through the aquatic land known as the Sonnet Swamps. Perché sono tra una pagina e un'altra, per una volta ho visto che scriveva saving solo. Mi ha colpito. Ah, perché sputano lo schifo, ecco perché mi ha colpito. Via, anzi la mia vita.
aver scappato, mo il bastardello. Mi ha dato il trofeo. Ah vabbè, da qui posso andare a chiave un po'. Proprio geniale come gioco, proprio. Divertente anche come gameplay. Thank you.
Tiny è quello che mi servirà. Ecco la whistle. It came out today. It's on PS Plus Extra. I'm waiting for this, I think, for 3 years. From the first trailer. Oh, it's really cool. Manca il ponte adesso. Allora, the Rusty Gate was open. Però se non è open, was huge. E cosa ho ottenuto? O a meno che... No, aspetta. There are fight, there are you are a main character of the book and you need to beat the evil wizard. Aspetta. Drained non è. Aspetta, drained no, closed no. Ah, però mi aveva detto che l'insetto era pieno d'acqua. Ma ok. Ma a me mi serve Tiny, sicuro.
full, se no. I need to reach the world tiny. I don't know how to pass the gate. The gate non fuel non è. Allora, fammi vedere una cosa. Dove è finita drained? Ah, gliel'ho messa. No. Come ci arrivo al cancello? Adesso non lo posso più far tornare piccolo. Ma quello là sotto, quell'insettino, forse devo togliere l'acqua intanto. Ok, qua. Però adesso. Ah, ma vaffanculo, non avevo notato. Cos'è qua sotto? Ah, ecco open. No, the concept for me is really cool. The fact you had the part out of the book in 3D. Cool.
Serve sicuro per vedere i fiutar le pegis con mettere dritto. Aiuto l'ilipad mi fa. Devo per forza ripassare da qui. Ah no, ok. Dov'è Huge? Dove l'ho messa Huge prima? Dove l'ho lanciata? Qui. Un po' meno huge. Che è successo? No, la pausa va. Si è bloccato. Mi perdi 2 minuti, però no, mi sa che si è buggato. E 40 da dove? Vabbè, che so già cosa. Mi porto dietro la parola di già. La porto subito Huge in caso. Non. Ah no, non posso. Evito di rotolare, però che cavolo. Ah, sarà buggato.
Jot cleared his mind. Now he was ready to grab the fish. Cavolo. Come lo dovrei pigliare? Ma no, I don't understand. I can't grab. No, ma è... deve essere proprio in mezzo. No, ma è... e vaffanculo. Fish grabbed. The plucky squire gently released the fish into the water. And there it regained its composure. Our heroes ventured on. The sounds of the daytime chorus began to fade, and the light began to dwindle. Daytime, devo togliere. Allora, quindi qua devo mettere che il ponte è intero. Serve giusto dei time. Che carino, vieni con me così comunque.
se ne metti uno, si mette una roccia dietro, non potrà tornare indietro. E quindi io posso passare a quel punto. Allora, prima torniamo a prendere notte. Sì, l'importante è perché così io riesco a... No, perché l'ho lanciato perché correvo. Questa porta qui... Ah, di notte è aperta. Adesso mi serve il giorno per far passare. Ah, però devo bloccare pure la rana. Devo finire questo capitolo per stasera. Così ho anche di male. Non è che c'è un oggetto qua attorno da mettere.
credo. Ah, però guarda. Guarda un po' qua. Aia. Aia, aia, aia. Le guacamole perché qualcosa fuori per fare l'arco. Ah, ma questi hanno invaso pure qua fuori ormai. Ma perché una carta di Magic tipo? Questi funzionano come quelli nel... Ok. Sì, abbastanza meta. Quella che mi spara le cose.
ci sono pure qua fuori i fogli. Questo mi permette sicuro di saltare. Ma aspetta. E dai. Exploration dai zecchi to finding the key. Ma dai, mi ha colpito quante volte? Cambia pure mappa. Thank you.
qua, dovrò uscire. No, prendi. Aia. E come devo batterla, scusa? Fammi provare. Proviamo a mancarla, perché tanto... Sì, ma mi sta fam... Ah, ok. Quindi potevo... No, come missato! Vabbè, ma mo lo sto mancando in ogni modo. Sì, però...
così ha cambiato idea. Adesso posso vedere quanto sei buono, va bene. Funziona mola, come lo spieghi, sì. Bugs. Jot readied the elven bow. It was time to put its powers to the test. Quando li posso prendere su gialli, porca miseria. Però sono un po' veloci, sto minigioco non è proprio il massimo. Jot drew his bow back as far as he could. As far as he could. Ma come l'ho tirato? No, come funziona? Drew, che significava? Potevi dirmi come farlo, bro, L2R2 che c'entrava. Lo faccio dall'inizio allora, guarda come li sciotto. Cazzo bro. Però basta che si spostano un attimo. Dove lasciare il modo che... No, dai. E dai, dovevi lasciarmi un po' più il modo però di... di poter tornare indietro. Diventa lentissimo se no. Dai, 4. No, no, no! Cavolo. Non era proprio maneggevole, era lentissimo. The plucky squire had squashed the bugs. Thank you.
Ma non posso. Allora, devo prima andare qua. Shaped more like a set of steps. Adesso blocco qua. Ah no, decisamente non. Oh no! Che cavolo! Ah, però così adesso io posso andare da. Sì, sì, invece. Ma che cavolo. Thank you.
non cambiare strada così al volo. E dai, guarda come gira sto bastardello, fanculo. È ricominciato il periodo, quindi aspetta un po'. You are a spammer here. I know, are ready. How are you doing? Is a signal every time. Block. Ah, sono ritornati, quindi pure ieri. Mi metto il follow per poi chiedermi how are you doing, non so pirla. Ci avete tutti lo stesso pattern, eh? Metti il follow, ehi! How are you doing? Mi prendi per scemo. Poi nome di tipa, ovviamente, ciao. Come li sgami a bomba i bot? Stanno diventando rapidamente, ecco, esatto. Mi sono lasciato un cespuglietto, vabbè. Magari c'era la moneta. Jock could hear the big buck through the entranceway. He readied his bow. It was time to finish this once and for all. No, non dirmi che il combattimento lo devo fare con l'arco. È ovvio. Non mi aspettavo me li tirasse così veloci. Vabbè però.
Però no, è su minigioco una merda, eh. Questo è l'unica cosa pessima finora visto il gioco, a quanto pare. Guarda. No, devo usare quelli. Madonna, se è legnoso sto minigioco, però con l'arco. Jock dusted himself off and arose to fight once more. Sì, però potevate farlo. Il minigioco è un po' un incubo. Cioè, perché è legnoso proprio a muovere il pad. Dai, adesso non l'hai preso. Dai, adesso però me l'hai fatto gratuito. Vabbè, però non è che posso essere... No, ma è troppo legnoso. Perché ogni gioco deve cappellare? Questo gioco era perfetto fino a 2 secondi fa. Perché adesso deve cappellare sta cosa male? Vabbè, però non può essere... Dai, l'animazione! Non puoi essere... Non cominciamo con le cazzate, gioco... Ma pure questo c'ha i momenti da incazzo? Tutti? C'è un gioco rilassante nel 2024? Cazzo, bro! Vabbè, però è lenti... Questo lo potevano fare meglio, Questo minigioco di brutto lo potevano fare meglio. No, clunk. Is really clunky this minigame. Jock dusted himself off and arose to fight once more. Cioè, è troppo lento però a farmi tornare indietro. Dai, non può essere diventato un Souls. Sì, però se poi missa... Dai, ogni tanto però missa proprio di brutto, Però non può missa. No, però non lo puoi missa tutte queste volte. Quando si gira le tira sempre. Dai, però basta un attimo che sono troppo lontano, Dai, e piglialo che è rimasto. E dai, ma che bastardata. Dai, però l'ho messa un po' troppo spesso, Oh, dai, scolpo di grazie. Dai, pareva peggio di quello che era, però comunque non era proprio il massimo dei comandi, The bug was destined. The lucky squire triumphant. Thank you.
con l'arco, mi auguro. Ma tranne loro li hai distrutti? Beh, effettivamente. Sarà fastidioso, ho capito, è bello lungo. Quando si ributta in acqua. Finally, our heroes were out of the swamps. The sun on their faces felt most pleasant as they continued on their way. After some time, they arrived. At Artea. Chapter 5. Artea. Sì, tanto devo solo rifare questo dialogo. Comunque veramente figo. Dai, a questo punto io chiudo. Ciao a tutti e ci rivediamo domani mattina. Buona serata, a domani.